Dopo la messa, alle 12:30, tutti si avviano fuori dalla basilica per assistere all'uscita. In chiesa rimangono i penitenti e i portatori della vara, cioè del fercolo. Sono circa 80 e hanno prenotato il loro posto con un fazzoletto. Hanno tutti le spalle nude in segno di penitenza, come vuole la tradizione. La statua, scolpita in legno dal ragusano Vincenzo l'Orefice nel lontano 1567, viene sistemata sulla vara. L'intero carico richiederà un notevole sforzo fisico ai portatori. Alle 13 in punto appare sul sagrato della chiesa la vara dove sono custodite le reliquie del santo. Dopo qualche istante, l'apparizione della vara con la statua di San Paolo è salutata dal fragore delle bombe e dal lancio di inzaretti. Questo è il culmine della festa, il momento atteso e preparato per un intero anno. Il voto della denudazione dei bambini si ripete puntualmente ogni anno. I piccoli vengono spogliati e sollevati in pubblico e quindi offerti al santo per ottenerne la benedizione o in segno di riconoscenza per una grazia ricevuta. I vestitini saranno poi riacquistati dai genitori con una offerta in denaro. Come accadeva in passato, la festa di San Paolo attrae ancora oggi gente da tutti i paesi vicini. Tanicatini Bagni, Cassaro, Ferla,
Buscemi, Giarratana e Noto. La statua, accompagnata da bande musicali e da una gran moltitudine di fedeli, tra cui molte donne a piedi scalzi, compie il giro della Palazzolo medievale. Alla vista del santo, il timore reverenziale cede il posto all'entusiasmo per l'eroe popolare, il santo apostolo dallo spirito guerriero, araldo della parola di Dio. La processione si conclude con il rientro della vara delle reliquie e della statua del santo nella basilica. Di nuovo all'imbrunire, San Paolo si mostra ai suoi fedeli. Durante questo giro serale, la tradizione vuole che i giovani sanpaolesi entrino nella chiesa di San Sebastiano. Questa usanza suscita immancabilmente proteste che continuano ad alimentare, oggi forse in maniera più simbolica che in passato, l'antica competizione tra le fazioni dei due quartieri. Le vere e proprie guerre di santi dei secoli scorsi oggi lasciano il posto alla rivalità tra San Paolesi e San Mastianisi, che comunque contribuisce a rendere la festa di anno in anno sempre più spettacolare e più sentita. Nella grande devozione dei palazzolesi verso il loro santo patrono, nella vera passione che anima queste celebrazioni, si intravede un motivo essenziale: la vitalità immutata nel tempo di un simbolo e di un'immagine.